Bonjour ragazzi, lasciate perdere la mia faccia completamente arrostita dal sole. Comunque stiamo per partire e siamo qui in fila a Malé, la capitale delle Maldive. Stiamo ritornando verso l'Italia, quindi oggi faremo Malé-Dubai e domani Dubai-Venezia. Ci fermiamo una notte a Dubai. Siamo in fila, come potete vedere c'è la fila per l'economy, per la business e per la first. Quando voli in business, quando arrivi in aeroporto, se c'è tempo naturalmente, puoi fermarti alla lounge dove c'è insomma da mangiare, puoi bere qualcosina, di solito c'è anche lo champagne e noi appunto nell'aeroporto di Malé abbiamo consegnato le nostre valigie. Di solito il check-in per la business è abbastanza vuoto, quindi si fa abbastanza veloce, quindi poi abbiamo tempo e adesso vi farò vedere qui nell'aeroporto di Malé. La scelta è ridotta perché è piccolino l'aeroporto, quindi è piccolina la lounge, quindi non c'è tantissimo, però vi devo dire che quello che c'è non è niente male. Adesso vi farò vedere e prenderemo qualcosa da mangiare. Nel frattempo Erika ha già preso gli spaghetti al pomodoro. E poi cosa hai preso? Ah, è un po' di pane. Ok, abbiamo l'acqua e la Coca-Cola Zero. Questo è il buffet della business class, c'è bottigliette d'acqua, c'è un po' di tutto, biscotti, noccioline, noci, questi sono dolci, marshmallow, yum. E poi abbiamo tramezzini, pane con marmellata, miele, il toaster e qui ci sono invece i piatti caldi. C'è una zuppa di funghi. Io amo le zuppe. E poi abbiamo riso, pollo fritto, penso che prenderò anch'io gli spaghetti, vari condimenti e poi insalate, frutta, succhi di frutta. E qui ci sono tutte le cosine da bere e altri dolcetti e c'è anche la macchinetta per il caffè. Vorrei farvi vedere un pochino meglio la lounge, ma è strapiena di gente, quindi mi dispiace inquadrare le persone, però è, nonostante l'aeroporto di Malé sia abbastanza piccolino, devo dire la lounge è parecchio grande. Vuoi raccontarci la felicità di andare via dalle Maldive? Pensavo una domanda al milione. Cioè? Tipo, quando torniamo? Quando torniamo? Spero presto. Attention please. All checked-in passengers traveling on Emirates flight EK653 to Dubai, passengers are kindly requested to proceed to gate number 6 for boarding. Okay. We wish you a pleasant flight. Andiamo verso il gate 6 perché il nostro volo sta per aprire l'imbarco. E vai, si vola. Eccoci, siamo seduti in business class. La configurazione dei sedili è 2, 3 e 2 e sono super spaziosi. Devo dire, lo spazio è tantissimo. La poltrona si può trasformare in un comodo letto, anche se in realtà i piedi stanno un pochino più bassi perché non c'è il poggiapiedi lì. Questi sono i portascarpe e quello che ci hanno dato qui sono le cuffie antirumore e che ovviamente si possono usare per guardare film, serie TV, eccetera eccetera. La bottiglietta d'acqua, eccola qua, e questo poi è invece il menu per vedere che cosa serviranno a bordo. Prima di partire servono sempre un drink e abbiamo preso entrambi il succo all'arancia. Sì. Da questa parte, lo vedete, c'è un tablet. Adesso è bloccato. C'è un tablet con cui si comanda lo schermo principale e poi qui c'è un altro piccolo telecomando che serve sempre a comandare lo schermo principale, che come vedete è abbastanza ampio, devo dire, quindi niente male. Questa sarà la nostra rotta di oggi da Malé a Dubai. Ciao, ciao Maldive. Ciao! Ho preso
Benvenuto a Valdive. Abbiamo ordinato la cena, anche se sinceramente non so quanto riusciremo a mangiare dopo che abbiamo mangiato di tutto e di più nella lounge. E abbiamo anche scelto il film che vedremo, che sarà questo qua, che è un horror thriller. Devo dire anche che la scelta di film non è niente male, perché ci sono un sacco di film usciti da poco molto interessanti. Arrivato lo champagne! Ed è arrivata la cena, il pesce con le patate, la panna cotta al cocco e questo invece è l'antipasto, in realtà i gamberetti, pane e poi ho preso la Coca Zero. Finita la cena, che non era niente male, vi devo dire la verità, anche se l'antipasto non l'ho mangiato perché sono strapiena, ci hanno portato anche una scatolina con due cioccolatini. Eccoli qui, uno al cioccolato bianco e l'altro al cioccolato fondente. Stiamo atterrando a Dubai, abbiamo una ventina di minuti di ritardo. Sono riuscita a dormire poco, ma sono riuscita a dormire. E tra poco siamo a Dubai. Okay, abbiamo passato il controllo passaporto e non c'era fila. L'aeroporto è gigantesco, è bellissimo, ma non c'è praticamente nessuno a quest'ora. Sono le 2:40 di notte e stiamo andando adesso verso... è stato un po' dispersivo perché prima siamo andati all'hotel desk, come si chiamava? Hotel desk di Emirates, e adesso ci hanno detto di andare nella parte first business class, dove c'è un autista che con la limousine quanto sempre ci porterà al nostro hotel. Abbiamo trovato finalmente il nostro chauffeur, il nostro autista, e abbiamo trovato la macchina. Non è una limousine, però è una bella macchina. E devo dirvi, dobbiamo dirvi che il caldo che c'è qui a Dubai è una cosa assurda, c'è un caldo terribile, ragazzi, che no, da noi neanche di giorno, proprio a Ferragosto. Ed è notte. Siamo arrivati nell'hotel, il check-in è stato abbastanza veloce, devo dire, quindi niente male. Ci offrono, cioè abbiamo incluso anche la colazione domani mattina, e non l'ho menzionato questa cosa, ma quando si ha uno scalo più lungo di, mi sa, 5 ore o 6 ore, non mi ricordo esattamente, Emirates è tenuta a darti una stanza d'hotel nella città dove fai scalo, in questo caso sia se sei in economy che se viaggi in business o first. Mi sa che se sei in economy ti danno un 3 stelle, se viaggi in business o first un 4-5 stelle, questo è un 5 stelle, ed è... ci abbiamo messo veramente forse 2 minuti ad arrivare da qui all'aeroporto, siamo praticamente di fronte all'aeroporto, e abbiamo... sono le 3 in questo momento, alle 7 ci dobbiamo essere giù alla reception dell'hotel, quindi abbiamo veramente poco tempo per dormire, però vi faccio vedere un attimino la stanza, che alla fine non è niente male. Qui c'è l'armadio, la porta d'entrata è lì, ci sono gli accappatoi, dall'altra parte c'è lo specchio, questo è il bagno, molto bello, con la vasca, bottigliette d'acqua, e qui c'è il WC e la doccia, niente male direi. Poi qui abbiamo il mini bar e da questa parte c'è la nostra stanza. Ah, letto, che bello! E questo, ragazzi, è tutto. Eric è fuori perché abbiamo anche un balconcino. Questo è tutto, adesso andiamo a nanna almeno 4 ore e poi si riparte verso l'Italia. Good night! Stravolti perché abbiamo dormito tipo 3 ore e mezza, ma siamo nella hall dell'hotel, stiamo aspettando l'autista che ci riaccompagna in aeroporto, insomma nel terminal. Ecco.
eccoci ufficialmente arrivati alla lounge, la business lounge dell'aeroporto di Dubai. Questa non è esattamente quella del nostro gate, ma è la più grande, quindi siamo venuti qua. Non abbiamo tantissimo tempo, ma una mezz'oretta per mangiare, perché la colazione c'è. Questa sarà la mia colazione. Ho preso un croissant, un pain au chocolat, che è una specie di croissant con la cioccolata, poi tre crocchette di patate, e uno yogurt, c'era solo alla frutta, e una bottiglietta d'acqua e una spremuta d'arancia. Imbarcati nel secondo aereo Dubai-Venezia, non abbiamo avuto tantissimo tempo alla lounge, che è stato un vero peccato, ma tra poco decolleremo e questo aereo, ho visto, è un po' diverso dall'altro, perché qui non c'è la first class ma solo la business. Vi faccio vedere, si vede là dietro la cabina di pilotaggio. Sul volo di oggi ci hanno dato questo, che è un pacchetto con le calze e la mascherina. Eccoli qui, c'è una mascherina che è morbida ma non sembra troppo confortevole, a dire la verità, e poi un paio di calzini. Siamo finalmente ritornati a casa, come potete immaginare, abbastanza distrutti, un po' per le 20 e passa ore di viaggio, un po' per il jet lag, perché quello ti ammazza veramente, il fuso orario è terribile. In realtà è peggio andando verso l'est, è un po' meglio tornando verso ovest, però comunque. In ogni caso mi sono completamente dimenticata di filmare il servizio di chauffeur che offre Emirates. Se viaggiate in business o in first c'è questo servizio. Io non ne sapevo nulla l'anno scorso quando ho viaggiato con Emirates in business, ma esiste questo servizio e vi offrono un autista privato che vi viene a prendere, vi porta in aeroporto e poi al ritorno vi viene a prendere in aeroporto e vi riporta a casa. Quello che offrono sono 70 km gratuiti, dipende un po' dalla città. A Milano mi sa che sono 80 km gratuiti, per l'aeroporto di Venezia sono 70 e poi la differenza si paga. Devo dirvi però che è un pochino troppo caro il prezzo al chilometro, perché se non sbaglio sono 2 euro e passa il prezzo al chilometro, e è sinceramente un pochino troppo. Conviene più che altro viaggiare con una navetta, uno shuttle service, eccetera eccetera, quindi questo non penso che lo riprenderemo in futuro, però per il resto è stata una bella esperienza. Siamo contenti del viaggio e adesso basta, finisco di mettere a posto tutte le cosine dalle valigie e poi penso che ordineremo sushi, che non l'abbiamo mangiato per una settimana e manca. Questo è quanto per il video di oggi, che è un po' diverso dal solito, ma mi sono resa conto di aver viaggiato tante volte in business e penso che possa essere utile un po' un review completo, se qualcuno magari vuole provare questa esperienza e vedere prima effettivamente com'è, o perlomeno come mi sono trovata io. Questo è quanto, bacio grandissimo mia family e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!